No, ovviamente no, sto scherzando, non è successo niente di grave, non ho sbagliato qualcosa di talmente grosso da non poter recuperare, però devo dire che alcune cose diciamo che potevano essere migliorate. Infatti per questo chiedo il vostro aiuto, quindi se potete seguirmi e scrivere nei commenti alcuni suggerimenti, consigli, io ovviamente li accetterò e anche critiche costruttive li accetterò e magari li metterò in pratica. Per questo ho bisogno del vostro aiuto. Allora, quello che ho sbagliato, secondo me, è questo. Vi faccio vedere subito. Allora, la mia cantina è cantina, quindi tutto quello che c'è in più è normale che ci sia. Allora, l'inverter è questo qua, quindi come lo conoscerete bene, se avete visto il video del fotovoltaico, se volete io qua sopra ve lo lascio e potete andarci a cliccare e vederlo. Questo è l'inverter da 3500 watt per 7000. È un inverter davvero potente, molto potente. Anzi, non lo sfrutto quanto dovrei, perché comunque non ho abbastanza potenza da dargli. Allora, quello che ho sbagliato è questo qua. Ecco, questo qui ho scoperto che è una cinesata. Praticamente. Non, se noi andiamo a guardare qua sopra, adesso i dettagli sono al contrario. Se vedete qua, vabbè, qua non lo dice, però lo viene dichiarato come MPPT, quindi quella sigla che serve per avere un miglior carico delle nostre batterie, ma in realtà non è un MPPT, quindi ve lo spacciano, ve lo fanno pagare poco, in effetti non è quello che dovrebbe fare, non è quello. La loro sua carica non mi carica esattamente le batterie. Difatti, se noi andiamo a vedere set voltage, robe varie, questo non funziona, questo non funziona. Non, è una cinesata, via. Ecco. Seconda cosa che ho sbagliato. Allora, vi ricordate le mie batterie? Che ce ne ho una da 120 e l'altra da 80 ampere. Ecco, sono collegate in parallelo. Praticamente queste qui non devo collegarle insieme così, perché devono essere tutte e due da o 120 o tutte e due da 80. Così cosa succede? Che quelle batterie ovviamente non riesce a caricare come deve. La 120 non riesce a caricare come deve perché carica al massimo quella da 80 e rischia di bruciare alcune celle. Quindi questo è un altro errore. Ovviamente allora vi volevo anche far vedere, dire anche il fattore che i pannelli sono molto funzionanti e devo dire che vanno molto bene. La carica che dà è sufficiente da caricare le batterie, però dato quel caricatore solare, dato quelle batterie, secondo me non mi dà abbastanza per poter, diciamo, devo dire la verità. Allora, il frigorifero che vedete qua, gira per un giorno e mezzo, dopodiché le batterie si vanno a consumare del tutto, diciamo. Non riesce a tenere la carica, quindi non riesce a caricare in base a quanto consuma il frigorifero. Il frigorifero non consuma così tanto, quindi non dovrebbe essere un problema. Perciò io penso che 200 ampere di in totale siano oltre che sufficienti per poter far partire quel frigorifero. No. Quindi a questo punto posso pensare che il regolatore di carica non è buono, quindi non carica a sufficienza le batterie. Magari le carica, come vediamo qua, se andiamo a vedere qua, le carica 12, qua dice 12,9 che sta caricando. Però in effetti quando lo vado a collegare o vado a far partire l'inverter, si abbassa drasticamente la tensione, il voltaggio. Quindi va a consumare molto velocemente questo voltaggio. Quindi quello che posso andare a dedurre è che lui mi carica il voltaggio fino a 14 e qualche cosa, 14 e 4, ma non mi carica completamente l'amperaggio delle batterie in totale. Quindi lui segna così, ma in realtà non è quello. Quindi non le carica effettivamente del tutto e quindi si scaricano molto velocemente. Quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete qualche consiglio, se avete
provato anche voi a fare un impianto a casa da poter utilizzare un po' le vostre piccole accessori. Se potete dare dei suggerimenti, datemelo pure. Prossimi video vi farò vedere questo qua, i super condensatori, cosa servono e perché nel video precedente li avevo inseriti, però adesso li ho levati. Vi farò vedere come funzionano, perché queste sono una tecnologia molto molto importante. Quindi seguitemi, iscrivetevi al canale, così supporterete il mio lavoro e mi darete una mano per poter continuare a portare dei contenuti, perché ovviamente senza il vostro supporto io non potrei portare contenuti, perché comunque io ho dei costi di gestione, quindi per cui a voi non costa niente. Quindi se potete darmi questo sostegno, potete semplicemente iscrivervi e vedere i video che posterò, così da darmi sempre dei consigli su come posso migliorare, ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!